Ciao amici, oggi non parliamo specificamente della gallina, ma dei durelli. Come sapete è come se fosse uno stomaco dove si va a triturare tutte le cosine dure che mangiano. E qui le potete vedere e dobbiamo dire che aggiungerle nella nostra dieta fa molto bene ai capelli e alla nostra pelle, così come anche al sistema immunitario, che è ricco di proteine e vitamine. È ricco anche di acido folico, quindi va molto bene alle donne in gravidanza, e ferro. Quindi dovremo tutti metterlo nella nostra dieta, come vi dicevo, anche per le donne in gravidanza. A continuazione vi farò vedere la mia versione con i durelli. Spero vi piaccia la ricetta. Qui vedrete tutti gli ingredienti sullo schermo e anche li troverete giù nell'info box. Cominciamo a tagliare il nostro cipollotto o porro, meglio porro, e uno spicchio d'aglio. Tagliamo anche i pomodorini a metà. Ho fatto tipo 10 pomodorini e adesso mettiamo in una pentola. Io sto utilizzando questa che è una pentola a pressione. Vado a mettere 2 cucchiai d'olio, metto a fuoco medio e comincio a soffriggere i durelli. Questi sono già stati lavati e asciugati per bene. Sapete che c'è una pellicina gialla che dovete togliere in caso ci sia qualche pezzettino. Ok, adesso una volta un po' soffritto mettiamo un po' di sale e qua metto le spezie che più mi piacciono. Metto l'origano, metto anche la curcuma, e anche il cumino, però questo è completamente opzionale. Come vedete, la curcuma o curcuma, non so ancora come si dice, dà un po' di colore. E adesso vado ad aggiungere anche il porro con l'aglio. Lasciamo cuocere ancora un paio di minuti. A questo punto metto un po' di vino bianco e faccio sfumare. E aggiungo un pochino di concentrato di pomodoro che ho allungato con 2 cucchiai d'acqua e aggiungo anche i pomodorini. Do una bella mescolata a tutto e aggiungo un po' d'acqua, così andrò a cuocere i miei durelli per 20-25 minuti. Comunque dovete provare, regolate ancora di sale anche se già i durelli sono ricchi di sodio, e mettiamo a cuocere. Come vi dicevo, ho fatto 20-25 minuti. Ecco qua i miei durelli pronti per far densa la nostra salsa. Potete mettere un pochino di farina bianca. Aggiungo alla fine un pochino di prezzemolo e sono pronti. Come vedete io li ho accompagnati, questo è quinoa, e vado ad aggiungere i miei durelli che erano veramente veramente buoni. Qui avete una fonte di proteina, vitamine e minerali. Bene ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, vi sia stato utile in qualche modo. E se per caso fate la ricetta mi potete mettere una foto su Facebook o Instagram. E spero mi regalerai un like, ti puoi iscrivere al canale che è completamente gratis. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!